È il sex symbol di Hollywood e la bionda più famosa della storia, a cui nemmeno il presidente americano ha saputo resistere. La sua storia di successo richiama la fiaba di Cenerentola e vengono ancora oggi girati dei film sulla sua vita. Ma Marilyn Monroe era davvero felice? Cosa nasconde il suo sorriso affascinante e spensierato? Ci sono stati 3 divorzi, abusi sessuali, l'umiliazione dei produttori, la tossicodipendenza e diversi aborti spontanei, e questo non è nemmeno un elenco completo. La vita di Marilyn Monroe è una serie di eventi tragici e misteriosi, alti e bassi. E oggi, sul canale del biografo, proveremo a capire chi fosse questa donna straordinaria. La futura star è nata il 1 giugno 1929 a Los Angeles, non tutti lo sanno, ma Marilyn Monroe era uno pseudonimo. Il suo vero nome era Norma Jean Mortensen. La ragazza doveva il suo nome a 2 famose attrici di Hollywood, Norma Talmadge e Jean Harlow. Sua madre, Gladys Pearl Baker, ha lavorato come assistente al montaggio e tagliatrice di negativi. Nel suo certificato di nascita, il secondo marito di Gladys, Martin Mortensen, è stato indicato come suo padre, ma la donna lo ha lasciato ancora prima di scoprire la gravidanza. Successivamente è emersa un'altra versione della paternità, nominata ripetutamente dalla madre di Norma. Ha affermato che Charles Stanley Gifford, un impiegato di Consolidated Studio, con il quale ha avuto una relazione di breve durata, era il padre della ragazza. Le sue parole sono state finalmente confermate nell'aprile 2022. C'è stato un test del DNA mentre si lavorava al documentario Marilyn, Her Final Secret. Si basava su una ciocca di capelli di Monroe ottenuta da un banditore e su un campione di saliva del pronipote di Charles Stanley Gifford e dimostrava la teoria. Gladys Baker non era certo una buona madre. I suoi 2 figli dal suo primo matrimonio sono stati presi dal marito avendo ottenuto la piena custodia e la situazione non è cambiata molto con il terzo figlio. Amante delle feste, non voleva dedicare la sua vita a pannolini e sonagli, inoltre la madre le consigliò di dare la bambina a qualcuno. Pertanto la donna si è rapidamente sbarazzata della figlia all'età di 2 settimane, affidandola alle cure di una famiglia affidataria che aveva un orfanotrofio di tipo familiare. All'epoca era una pratica comune. I called every woman I would see, I'd say, oh, there's a mama. If I see a man, I'd say, there's a daddy. Ida e Albert Bolander erano persone molto devote e la ragazza era stata allevata con rigidi principi morali. Qualsiasi intrattenimento era proibito in casa, ad esempio pensavano che il cinema fosse una tentazione diabolica. La coppia era sicura che gli spettatori avrebbero ricevuto un biglietto per il primo posto all'inferno come bonus. Sapete, sono stata educata in modo diverso dalla bambina americana media perché loro crescono aspettandosi di essere felici. Tuttavia, non possiamo dire che Gladys abbia completamente abbandonato la bambina. Ha pagato interamente il mantenimento della ragazza e ha visitato sua figlia nei fine settimana. Quelle poche ore settimanali trascorse con sua madre erano una boccata d'aria fresca per Norma. Gladys, almeno, si è lasciata chiamare mamma, in contrasto con la fredda zia Ida. Tuttavia, lo stile di vita e il comportamento della madre erano così diversi da ciò che veniva insegnato a Norma nella famiglia affidataria che la bambina si sentiva dissonante. L'unico amico della ragazza era un cane randagio di nome Tippi, che i Bolander le permisero di tenere. In breve, Gladys portò sua figlia a vivere con lei. Tuttavia, non affrettarti a rallegrarti, perché la ragione di ciò non era affatto l'istinto materno risvegliato. Avere una bambina piccola le ha permesso di avere un prestito per una casa vicino all'Hollywood Bowl, ma per questo ha dovuto crescere sua figlia da sola. Trasferitasi in una nuova casa con Norma, la donna ha ospitato anche un paio di attori per migliorare la sua situazione economica. All'inizio era difficile per la bambina abituarsi al nuovo modo di vivere. Norma era circondata da persone la cui visione del mondo era diversa dai suoi precedenti mentori. Se i Bolander vietavano severamente il cinema, Gladys e i suoi ospiti lo adoravano. Un giorno sua madre le mostrò la fotografia di un uomo che lei chiamava il suo vero padre. Era lo stesso Charles Stanley Gifford. Per una bambina privata dell'amore del padre, quella foto è diventata una sorta di sogno irraggiungibile che l'avrebbe inseguita per tutta la vita adulta. Cercava l'amore paterno in ogni uomo che incontrava, cercando di compensare ciò che le mancava da bambina. Sebbene Norma vivesse con sua madre, fu lasciata a se stessa. A scuola la ragazza non andava particolarmente bene. I liked singing, athletics, English. I hated arithmetic. I never had my mind on it. You know, I was always dreaming out the window.
Gladys era una madre distratta, non solo per le varie feste, ma anche per il suo stato psicologico. Nella sua famiglia c'era la convinzione che tutti i suoi membri, prima o poi, impazzissero. Gladys aveva il terrore di ereditare quella maledizione e la sua paura era così forte che la donna iniziò gradualmente a chiudersi in se stessa. Inoltre, le difficili circostanze della vita la portarono a un esaurimento nervoso nel 1934. Un giorno Norma, una bambina di 8 anni, ha visto sua madre prendere a calci e urlare selvaggiamente prima di chiamare la polizia. La donna è stata portata in una clinica psichiatrica, dove le è stata diagnosticata una schizofrenia paranoica. Norma era di nuovo senza casa e senza protezione. La mancanza di un costante amore e cura. Il risultato fu una sfiducia e una paura del mondo. Non ci sono stati benefici, se non quello che poteva insegnarmi sui bisogni fondamentali dei giovani, dei malati e dei deboli. Ci tengo molto a tutti i perseguitati nel mondo. Norma rischiava di andare in un orfanotrofio, ma con sua grande gioia, Grace McKee, la migliore amica di Gladys, con la quale hanno lavorato insieme allo studio cinematografico, ha preso in custodia la ragazza. La donna si innamorò della ragazza e la trattò come sua figlia. Grace ha instillato nella giovane testa di Norma l'idea di diventare un'attrice. Quindi non è vero che Monroe è diventata un'attrice per caso. La donna le ha comprato dei bei vestiti e non si è mai stancata di ripetere quanto fosse bella. Grace, in quanto sua amica, ha portato Norma nel mondo del cinema. Grace le ha aperto le porte dell'affascinante mondo del cinema. Tutti erano felici, amati e ricchi lì, a differenza di Norma. Sfortunatamente, le disavventure della ragazza non sono finite. Grace presto sposò Erwin Goddard e lui portò in casa una figlia dal suo primo matrimonio. La famiglia era gravemente carente di denaro, quindi Erwin iniziò a convincere sua moglie a consegnare la figliastra a un orfanotrofio. Non era sua figlia, dopo tutto. Dopo l'ennesimo litigio, continuò a insistere. Con riluttanza Grace portò Norma all'orfanotrofio, ma continuò a farle visita ogni sabato. Un altro tradimento di un adulto, il ridicolo di altri bambini di famiglia a tutti gli effetti e la solitudine hanno fortemente influenzato la psiche di Norma. Avrebbe portato quel trauma nel corso degli anni. Più o meno nello stesso periodo, Monroe è stata aggredita sessualmente per la prima volta. Essendo già diventata famosa, ha parlato di un certo uomo di nome Mr. Kimmel. Ha usato un nome falso per lui, che una notte l'ha chiamata nella sua stanza, ha chiuso a chiave la porta e poi ha detto «Ora non puoi scappare». Monroe non ha mai specificato cosa è successo esattamente dopo. Quando la ragazza ha compiuto 11 anni, Erwin ha ottenuto un buon lavoro e Grace, che era ancora molto legata a Norma, l'ha ripresa. Tuttavia il patrigno non ne era contento. Una sera, mentre Grace era al lavoro, Erwin si è ubriacato, ha fatto irruzione nella stanza di Norma e ha cercato di violentarla. Tuttavia, quando Grace ha scoperto cos'era successo, non ha reagito come si aspettava Norma. Grace ha incolpato la ragazza per tutto. Presumibilmente ha provocato l'uomo. È classico, non credi? Quell'incidente ha lasciato la vittima con una balbuzie, di cui avrebbe cercato di sbarazzarsi per molto tempo. Grace ha trovato la prozia di Norma e le ha mandato la ragazza. Nonostante l'incidente, la donna ha continuato a comunicare con Norma e ha persino dato al suo nuovo tutore $1 o $2 per mantenere la ragazza. Le ha reso la vita più facile? Ovviamente no. Inoltre, intorno al 1938, Norma fu costretta a una relazione intima da un cugino. I dettagli erano sconosciuti, ma si poteva solo immaginare come si sentisse la ragazza, che non aveva nessuno con cui lamentarsi. Da quella casa, Norma si è trasferita da altri parenti. Una ragazza sola, orfana di madre viva, era sempre più immersa nei sogni del magico mondo del cinema, spendendo tutta la sua paghetta per andare al cinema. Alcune delle mie famiglie affidatarie mi mandavano al cinema per farmi uscire di casa e lì mi sedevo tutto il giorno e fino a notte fonda. Davanti, lì con lo schermo così grande, una ragazzina tutta sola. E l'ho adorato. Sicuramente Norma già in quel momento sognava di trovarsi dall'altra parte dello schermo magico, deliziando e sorprendendo lo spettatore. Un giorno accadrà. Nel frattempo non siamo ancora arrivati a questo punto, quindi potete scrivere nei commenti quali sono i film di Marilyn Monroe che vi piacciono di più. Siamo interessati alla tua opinione. All'età di 12 anni, Norma Jean ha scoperto di avere una sorellastra maggiore, Bernice. Felicissima di quella scoperta, la ragazza iniziò a sentire la sorella, instaurando un rapporto che sarebbe durato fino agli ultimi giorni di Monroe. Quando ha compiuto 15 anni, Norma si è trovata in una situazione difficile. Non poteva più essere mantenuta dai suoi tutori e Grace e suo marito dovettero trasferirsi in un altro stato. Per evitare l'orfanotrofio, Norma ha sposato il suo vicino, con cui si frequentava da tempo, James Doherty. Aveva 5 anni più di lei, piuttosto bello e decente, ma non si trattava di un grande amore.
Ero molto attratta da lui come uno dei pochi giovani per i quali non provavo repulsione sessuale. Oltre a ciò, mi dava un falso senso di sicurezza sentire che era dotato di qualità che non possedevo. Sulla carta tutto comincia a sembrare terribilmente logico, ma gli incontri segreti di mezzanotte, lo sguardo fuggitivo rubato in compagnia di altri, la condivisione dell'oceano, della luna e delle stelle, e la solitudine dell'aria, ne hanno fatto un'avventura romantica, che una ragazza giovane, piuttosto timida, magari non dava l'impressione di desiderare. Ma devo dire che ho sempre sentito il bisogno di essere all'altezza delle aspettative di chi era più grande di me. Il matrimonio significava che avrebbe dovuto abbandonare la scuola. In futuro, Norma si sarebbe pentita più di una volta della sua decisione e avrebbe sofferto di un complesso di inferiorità. Nel frattempo stava padroneggiando il suo nuovo ruolo di casalinga. La ragazza si è divertita? Non la pensiamo così. Più a lungo durava il matrimonio con James, più lontani erano i suoi sogni di carriera di attrice. Chissà come sarebbe andata a finire la sua vita se nel 42, in piena seconda guerra mondiale, James non si fosse arruolato nella marina mercantile. Your army recruiter will show you how you too may choose, so see him now. For opportunity with a guarantee. Opportunity with a guarantee. Il marito andò in marina e Norma, su consiglio della suocera, trovò lavoro presso la fabbrica di munizioni Radioplane, soprattutto perché vicina a casa. La futura Marilyn Monroe ha lavorato alla catena di montaggio, prima per le grondaie e poi come spruzzatrice di colla. Molte persone conoscono il prossimo evento della sua vita. Nel 1945, un fotografo dell'esercito, David Conover, venne in fabbrica e fu incaricato di scattare fotografie per il morale delle ragazze della fabbrica, per la rivista dell'esercito Yank. Ha notato la graziosa Norma di 19 anni e l'ha resa la protagonista del servizio. Dopo aver sviluppato la pellicola, Conover è stato così felice del risultato che è persino tornato in fabbrica per convincere la ragazza del suo talento e offrirle di lavorare come modella. Norma era al settimo cielo, finalmente qualcuno le prestò attenzione. Gli eventi futuri non erano molto simili alla fiaba di Cenerentola, come amavano scrivere alcuni articoli su Monroe. Norma Jean non è diventata famosa da un giorno all'altro, non ha ottenuto $1 milioni in un conto in banca e un ruolo da sogno. Appena lasciata la fabbrica ha iniziato a lavorare come modella, allo stesso modo era proprio come migliaia di altre ragazze in America. Suo marito non era contento di quell'idea, ma Norma era già inarrestabile. Conover ha tenuto un servizio fotografico per lei, dopodiché ha aiutato la ragazza a contattare l'agenzia di modelle Blue Book a Los Angeles. Secondo i ricordi del proprietario dell'agenzia, Marilyn era una di quelle che aveva più difficoltà, ma ha lavorato più duramente di chiunque altro e il suo ostinato desiderio di migliorare presto iniziò a dare i suoi frutti. So she was so eager for training that she accepted everything we gave her and everything that she could learn, which made us give her more than we would the average girl. La ragazza è diventata una modella popolare. In appena 6 mesi le foto di Norma sono apparse su più di 30 riviste. Eve Arnold, una fotografa che in futuro avrebbe scattato molte foto famose di Marilyn Monroe, ha dichiarato: durante le sessioni fotografiche aveva il controllo totale. Ha manipolato tutto, me, la fotocamera. Sapeva molto sulle fotocamere e non avevo mai incontrato nessuno che le facesse funzionare come lei. Come avrai notato, Norma Jean non è bionda dalla nascita. Gli agenti hanno convinto la ragazza a tingersi i capelli di un colore più chiaro, poiché le bionde potrebbero ricevere più offerte di lavoro. Lei ha obbedito. Era pronta a fare di tutto per il suo sogno. E negli anni successivi la ragazza avrebbe provato 12 diverse tonalità di oro prima di scegliere il suo caratteristico colore di capelli. Ma il lavoro di modella non le bastava. Norma sognava ancora i film. Nel 1946 l'agenzia le diede un provino alla 20th Century Fox e scelsero Norma. Lo studio ha offerto alla ragazza un contratto. Avrebbe ricevuto $75 a settimana indipendentemente dal fatto che recitasse o meno in un film. Prima di firmare il contratto, il capo di dipartimento di casting dello studio, Ben Lyon, ha chiamato Norma per parlare. Ha affermato che Norma Jean Mortensen non era un nome per una star del cinema. Non ci è voluto molto per decidere un cognome. Norma ha deciso di prenderlo in prestito da sua nonna, Monroe. Il nome era più difficile. Hanno provato molte opzioni, fino a quando Lyon ha suggerito Marilyn. Perché? Una volta conosceva un'attrice di nome Marilyn e somigliava molto a Norma. È così che è nata Marilyn Monroe. Nel frattempo il rapporto con il marito si era deteriorato. James voleva una grande famiglia e vedeva sua moglie come una classica casalinga.
e Norma non cercava di imitare quell'immagine da molto tempo. Pertanto, nello stesso 46, la coppia ha divorziato. Sembrava che avesse ricevuto il suo biglietto per i grandi campionati, ma era lontana dalla fama e dai ruoli principali. Per tutto il tempo del suo contratto ha recitato solo in due ruoli secondari. Hi, small change. Hey, wait, I got money tonight. Am I gonna see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. A proposito, durante le riprese è successo qualcosa di inaspettato. Si è scoperto che una ragazza affascinante che aveva sognato di diventare un'attrice per tutta la vita aveva paura della cinepresa. Era terrorizzata al pensiero di fare qualcosa di sbagliato e quel problema l'avrebbe tormentata anche quando Marilyn sarebbe diventata un'attrice famosa ed esperta. Quando non c'era lavoro, continuava a non perdere tempo invano, ma studiava molto. 3 ore al giorno Marilyn era impegnata nella recitazione. Poi pranzava. Poi faceva un'ora di lezioni di ballo, un'ora di canto e una di scherma. Poi, in una vera e propria pista, era impegnata nell'equitazione. Non le bastava essere una bella attrice. Marilyn ha assorbito con entusiasmo la conoscenza, sognando di diventare un giorno una professionista degna di ruoli seri. Ben Lyon ha ricordato: una volta le ho chiesto, Marilyn, perché ti alleni così tanto? Chiami altre ragazze alle 11 del mattino e loro stanno ancora dormendo dopo la festa del giorno prima. E lei rispose, signor Lyon, lavoro sodo perché un giorno la possibilità busserà alla mia porta e voglio essere pronta. E la possibilità non voleva bussare. Il suo contratto stava per scadere e non c'erano nuove offerte. Il motivo si è rivelato banale. A Marilyn non piaceva Daryl Zanuck, il capo dello studio. Ironico, perché era famoso per il suo amore per le star. Marilyn non era il tipo di Zanuck e lo irritava molto. La giovane attrice non rientrava nel suo concetto di film di successo, fare buoni beni di consumo. Secondo Zanuck, non era abbastanza attraente per i film di consumo e non abbastanza professionale per il cinema serio. Nel 1947 il contratto di Marilyn terminò e lo studio non lo rinnovò. Poi si rese conto della difficoltà del settore in cui era entrata. C'era un'enorme quantità di ragazze giovani e carine. Marilyn era depressa, ma non si sarebbe arresa. È tornata brevemente a lavorare come modella, ma tutti i suoi pensieri erano su come tornare nell'industria cinematografica. Quindi Monroe ha dovuto fare quello che ci si aspettava da ogni giovane e bella attrice che voleva ottenere la sua parte. Andare a letto con chiunque potesse aprirle la porta del cinema. Dio, volevo tanto migliorare, cambiare, imparare. Non avevo altri desideri. Non avevo bisogno di uomini, soldi o amore. Solo la capacità di recitare. A quel tempo c'erano feste a Hollywood dove si riunivano molti influenti rappresentanti del settore. C'erano anche ragazze giovani e attraenti. Molte di loro hanno cercato di trovare contatti per entrare nel mondo del grande cinema. Più tardi, essendo già diventata famosa, Marilyn scriverà per una rivista un articolo intitolato «I lupi che ho conosciuto». In esso condannerebbe le molestie sessuali che all'epoca erano considerate normali a Hollywood. A proposito, anticiperebbe il movimento di Me Too, perché poche delle donne che hanno subito molestie dai capi di Hollywood lo hanno ammesso apertamente. «Ci sono molti tipi di lupi», Marilyn ha scritto. «Alcuni sono sinistri, altri degli idioti che cercano di ottenere qualcosa dando niente in cambio, e altri ne fanno un gioco». Orson Welles ha ricordato una serie in cui Marilyn era circondata da uomini e uno si allungò e le strappò la parte superiore, denudandole i seni. Marilyn, secondo Welles, rise insieme agli altri di quell'umiliazione. Le risate mascheravano la sua furia. Era una giovane donna semplice e vivace, andava in bicicletta, era una brava ragazza che è stata rovinata da Hollywood. Le fece allargare le gambe. A quel tempo tutte le giovani attrici erano considerate potenziali e legittime prede per gli uomini. Tuttavia Marilyn ha considerato la necessità di dormire con gli uomini come un dato di fatto, anche se l'ha traumatizzata. Marilyn è stata pragmatica e ha dichiarato apertamente «Sì, ho dormito con i produttori. Lo hanno fatto tutti. Se rifiuti tu, c'è un'altra ragazza che aspetta lì fuori che lo farà». Alla fine ha trasformato la sua femminilità in uno strumento per raggiungere obiettivi e un'arma per combattere le regole stabilite dagli uomini. «Non mi dispiace vivere in un mondo di uomini finché posso essere una donna». La famosa citazione di Marilyn ha spiegato perfettamente come si sentiva riguardo alla sua femminilità e sessualità. Ben presto, la sua ricerca di uno sponsor iniziò a dare i suoi frutti. A una delle feste di Hollywood, Marilyn ha incontrato il produttore Joseph Schenck ed è diventata la sua amante. A quel tempo aveva già 70 anni.
Marilyn accompagnava costantemente Shank a vari eventi e si è persino trasferita nella sua casa degli ospiti. Era difficile chiamare Shank il proprietario perché, alle feste, regalava spesso Marilyn ai suoi amici ricchi e influenti. Tuttavia, nessuno di loro voleva aiutarla a costruire una carriera. Per loro non si distingueva dalla massa delle altre, pronte a tutto per il bene di un contratto con lo studio. Nessuno aveva ancora visto il suo potenziale. Una volta Marilyn ha provato a parlare con il famoso regista Howard Hawks, ma non era interessato a lei, considerandola una sciocca qualsiasi. Ha persino rifiutato l'offerta di intimità. Poteva allora Hawks immaginare che tra qualche anno l'avrebbe presa nel ruolo principale del suo film? So I up and left the pieces there, like a little... Alla fine, Shank aiutò la sua amante. Nel 48 Marilyn Monroe firmò un contratto di 6 mesi con la Columbia Pictures. Poi c'erano cambiamenti regolari nell'aspetto, i suoi capelli sono diventati soffici con l'aiuto dell'elettrolisi e il suo biondo è passato a una sfumatura di platino. Marilyn iniziò a studiare con l'insegnante di recitazione Natasha Lites e molto rapidamente la mentore diventò la madre che lei non aveva mai avuto. Natasha ha svolto un ruolo importante nello sviluppo di Marilyn come attrice. Insieme avrebbero lavorato per 6 anni su 22 film. Natasha ha contribuito a creare il comportamento dell'attrice e le ha insegnato a lavorare davanti alla telecamera. L'insegnante ha ricordato che all'inizio non le piaceva Marilyn. Mostruosamente calma, rigida, non riusciva a pronunciare una parola normalmente. Il suo modo di parlare senza muovere le labbra era innaturale, palesemente imposto da qualcuno. E la voce, Dio, un lamento stridulo. Mi dava sui nervi così tanto che le ho chiesto di non parlare inutilmente finché non avessimo fatto progressi. Ma amava lavorare e non ha mai perso una lezione. Si diceva che Natasha avesse insegnato a Marilyn a parlare sottovoce, anche se, secondo un'altra versione, quella funzione è apparsa a causa della balbuzie. Molto tempo fa, un logopedista insegnò a Norma a parlare con voce rauca per superare quel problema. Quick. Yes? Jim? Jack? Jeffrey? No, it's just that I'm languid. Well, how do you do? It's nice to know you. Ma non si può dire che Natasha fu l'unica nel merito della formazione di Marilyn. Marilyn era attivamente impegnata nell'autoeducazione. Ha inventato e creato la sua nuova identità. Ha formato il suo linguaggio del corpo e affinato la sua tecnica vocale con l'aiuto del libro Il corpo pensante. In uno degli esercizi si proponeva di immaginare che una corda uscisse dalla punta della testa e che fosse legata ad una nuvola. Doveva camminare come se fosse appesa a quella nuvola. L'esercizio l'ha aiutata a lavorare a meraviglia con la sua andatura. Ricordi la scena del campo lungo in Niagara in cui Marilyn si allontana dalla telecamera? Quella fu la camminata più lunga della storia del cinema girata in un'unica inquadratura. Marilyn ha camminato nell'inquadratura fino a 35 metri. Secondo la leggenda, non avevano pianificato una scena così lunga, ma quando il comando «motore» suonava, Marilyn si allontanò dalla telecamera con tale grazia che l'intera troupe cinematografica la guardò semplicemente affascinata, senza osare fermare l'attrice. E torniamo allo studio della Columbia Pictures. Avrebbe dovuto imparare a cantare da un certo Fred Karger. La ragazza si innamorò di lui e informò persino Shank che si sarebbe trasferita. Ma Fred non era interessato a una relazione seria, quindi presto lasciò la ragazza, lasciandola con il cuore spezzato. Marilyn era di nuovo convinta che nessuno avesse bisogno di lei e che non poteva fidarsi degli uomini. La sua consolazione doveva essere il ruolo principale nel film musicale a basso budget Ladies of the Chorus. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. Tuttavia, uscito nel 48, il film non ebbe successo e lo studio non rinnovò il contratto di Marilyn. Marilyn era di nuovo senza lavoro. È stata costretta a tornare alla ricerca di sponsor. Senza il patrocinio di Shank, Marilyn era indifesa contro gli uomini che conosceva. Una volta, senza il suo consenso, è stata afferrata da 2 uomini e il terzo ha cercato di violentarla. La donna è miracolosamente fuggita, era distrutta, umiliata e non aveva soldi. Nel 49 le cose andavano così male per Marilyn che era in arretrato con l'affitto e la sua macchina fu confiscata. In quel momento la ragazza ha incontrato per caso il fotografo Tom Kelly. Le ha offerto la partecipazione a un servizio fotografico per il quale ha promesso $50, ma c'era un avvertimento. Marilyn ha dovuto posare completamente nuda. Era una proposta audace, a quel tempo l'argomento del sesso era un tabù. L'industria cinematografica aveva il codice Hays, che proibiva qualsiasi accenno di intimità durante le riprese. Tali foto avrebbero potuto causare molti problemi alle celebrità.
Ma comunque $50 erano soldi, quindi dopo 2 giorni di deliberazione Marilyn acconsentì. Ha posato sul velluto rosso per circa 2 ore, dopodiché ha rapidamente dimenticato tutto. Ma quel servizio fotografico si sarebbe fatto sentire poco dopo e sarebbe diventato uno dei più importanti per la cultura americana di quel tempo. Nel frattempo Marilyn ha iniziato una relazione con Johnny Hyde, il vicepresidente di un'agenzia di recitazione. Si innamorò dell'attrice come un ragazzo. Il suo obiettivo nella vita era rendere Marilyn una superstar. Johnny ha aiutato la sua amante a fare la rinoplastica, oltre a molte altre operazioni per cambiare i denti. Ma non è tutto. Grazie a lui, Marilyn ha ricevuto ruoli nel film Giungla d'asfalto e Eva contro Eva. Entrambi i film hanno avuto successo e hanno ricevuto numerose nomination agli Oscar. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. A gun make him happier. E sebbene Marilyn non abbia interpretato il personaggio centrale lì, sia i produttori che il pubblico hanno finalmente iniziato a notarla. Nel 1951 la 20th Century Fox e Marilyn firmarono un contratto di 7 anni. Secondo i suoi termini, l'attrice avrebbe dovuto ricevere $500 a settimana. Marilyn è apparsa in film come Hometown Story, L'affascinante bugiardo, Le memorie di un Don Giovanni e Mia moglie si sposa. L'affascinante attrice è riuscita rapidamente a conquistare l'amore del pubblico con i suoi ruoli semplici e allo stesso tempo evidenti nelle commedie. La stampa ha scritto che i suoi ruoli hanno portato più sessualità nei film e Marilyn era la loro decorazione. Al 23esimo Oscar, Marilyn è diventata la conduttrice. The envelope, please. The winner, Oliver Eve. Ha iniziato a ricevere le prime lettere dai fan e proprio in quel momento, quando il viso di Marilyn sorrideva su ogni pagina di giornale e schermo televisivo, qualcuno scoprì le sue foto nude in un vecchio calendario. Ovviamente le foto sono trapelate immediatamente alla stampa ed è scoppiato uno scandalo. I produttori dello studio erano inorriditi dal fatto che avrebbe rovinato la carriera della loro stella nascente. Hanno ordinato a Marilyn di negare tutto, ma Marilyn ha fatto le cose a modo suo e le sue tattiche si sono rivelate molto più sagge di quelle offerte dai suoi capi. In un'intervista con un giornalista del Lupi, Ellen, Monroe ha raccontato la sua triste storia di un'aspirante attrice che non aveva un centesimo in tasca e che una volta ha avuto l'opportunità di guadagnarsi da vivere con fotografie intime. L'intervista ha avuto un effetto sorprendente sul pubblico, dal momento che, mentre il resto degli attori monitorava attentamente per non entrare in uno scandalo sessuale, Marilyn ha dichiarato apertamente: «Sì, sono quella bionda nuda del calendario». Inoltre, non c'erano bugie nelle rivelazioni di Marilyn. Era in difficoltà e non si vergognava di quello che aveva fatto. La sua decisione ha definito la percezione del sesso e della nudità della società occidentale per i prossimi decenni. Nel 1953, Hugh Hefner mise in vendita il primo numero della rivista Playboy. Una di quelle foto di Marilyn Monroe nuda era in prima diffusione. Hefner ha acquistato le sue foto per $500, ma la stessa Marilyn non ha ricevuto nulla per la pubblicazione. Hefner non l'ha nemmeno ringraziata di persona. Si credeva che le foto di Monroe rendessero la sua rivista così famosa. Nel frattempo, la relazione con l'amante che tanto aveva fatto per lei stava volgendo al termine. Johnny Hyde ha offerto all'attrice di diventare sua moglie, ma con sua grande sorpresa, Marilyn ha rifiutato. Non era contraria all'idea di andare a letto con quel bravo ragazzo, ma sposare persone non amate era troppo per lei. Insultato dal rifiuto, Johnny ha dichiarato che senza di lui Marilyn avrebbe perso rapidamente popolarità, ma lei era irremovibile. Presto avrebbe dimostrato di poter fare a meno del suo aiuto. Nel frattempo stava cercando di trovare suo padre. Sì, in tutti questi anni l'attrice non ha perso la speranza di incontrare Charles Stanley Gifford. Nel 1952 riuscì a trovare il suo numero, ma quando chiamò suo padre, la risposta dall'altra parte del filo non le diede gioia. «Senti, sono sposato e ho una famiglia», disse seccamente Gifford. «Non ho niente da dirti. Chiama il mio avvocato». Un caro amico di Marilyn in seguito disse che l'incidente l'aveva schiacciata emotivamente. Era di nuovo sola, rifiutata dal padre che aveva sognato per tutta la vita. Dopo aver perso le speranze di una felice riunione, Marilyn si è ripresa e ha continuato a lottare per il suo posto al sole. «In primo luogo sto cercando di dimostrare a me stessa che sono una persona. Allora forse mi convincerò di essere un'attrice».
e presto ha finalmente iniziato a ottenere i ruoli principali nei film. Nel 52 uscirono ben 5 film con Marilyn: Il magnifico scherzo, La tua bocca brucia, La giostra umana, Matrimoni a sorpresa, La confessione della signora Doyle. In quegli anni Natasha Lyttes era a tutte le riprese con lei e ha letteralmente supervisionato tutto ciò che le accadeva. Ciò ha infastidito i registi, ma non hanno potuto farci nulla poiché Marilyn si rifiutava categoricamente di lavorare senza di lei. She did look to her coach a lot, and she worked with her coach after the full day shooting. When I couldn't think of anything, we'd go home and eat and crash, you know. She'd go and work. She was really determined. Nonostante la crescente popolarità di Marilyn, il capo dello studio, Daryl Zanuck, la trattava in modo sprezzante, come un manichino. La vedeva come una stupida bionda e ha dato alla ragazza i ruoli appropriati. Una sciocca mercenaria sexy che cercava un ricco amante come unico obiettivo nella vita. I have something I want to show you. For instance. Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-replastic stockings you invented. Oh, the M41 acetate project. Il pubblico non ha notato differenza tra Marilyn sullo schermo e la sua vera personalità. A un certo punto l'attrice si rese conto di essere intrappolata nell'immagine di una bomba sessuale, ma non si poteva tornare indietro. Mi piacerebbe essere una brava attrice, ha detto al fotografo George Barris alla fine della sua vita. Volevo essere un artista, non una freak dell'erotismo. Sognava disperatamente ruoli seri. Oltre alle lezioni con Natasha, Marilyn ha iniziato a prendere lezioni di recitazione da Mikhail Chekhov e lezioni di mimo da Lott Goslar. Ma il paradosso di Marilyn era che odiava il modo in cui gli altri la trattavano superficialmente e, così facendo, stava al gioco con loro. Norma Jean ha costruito l'immagine di Marilyn Monroe così attentamente che ha iniziato a crederci. La scrittrice Karen Blixen, che ha incontrato Marilyn, una volta ha scritto: «Non dimenticherò mai la sensazione quasi opprimente di forza e dolcezza invincibili che lei trasmetteva. Avevo tutta la natura selvaggia dell'Africa che mi guardava amichevolmente con possente giocosità. Era affascinata dalla sua natura sessuale. Siamo tutti nati creature sessuali, grazie a Dio, ma è un peccato che così tante persone disprezzino e schiaccino questo dono naturale. L'arte, la vera arte, nasce da essa, tutto quanto». Alcuni credevano che il bisogno di amore dell'orfana fosse la ragione delle numerose relazioni e delle sue brevi relazioni sessuali. Sola, non amata da bambina e abbandonata da tutti, Marilyn cercava disperatamente un uomo che la amasse e la accettasse così com'era. Il sesso era il suo strumento, la sua chiave per Hollywood e il suo tentativo di ottenere l'amore mancante anche attraverso il letto. Marilyn ha affrontato bene le sfide che Zanuck le ha lanciato. Nel prossimo film dello studio, Niagara, i produttori hanno offerto a Marilyn un ruolo positivo come personaggio principale, ma Zanuck ha insistito perché interpretasse il cattivo. Quindi Marilyn ha ottenuto il ruolo di una femme fatale che ha pianificato l'omicidio di suo marito. Il film è stato ripagato bene al botteghino e per Marilyn il suo ruolo è stato un grande passo avanti nella sua carriera. Allo stesso tempo, lo stipendio della star per lavorare a Niagara si è rivelato inferiore persino a quello del truccatore. Nonostante la crescente popolarità dell'attrice, ha lavorato con il vecchio contratto con la 20th Century Fox, dove aveva un piccolo compenso fisso. Sul set di Niagara, Marilyn ha scoperto di aver ottenuto un ruolo in Gli uomini preferiscono le bionde. Mentre lavorava al film, ha ottenuto il suo camerino per la prima volta, il che significava un aumento del suo status. Sembrerebbe che dovesse essere felice, ma più popolare diventava la ragazza, più difficile era. Pertanto, l'attrice aveva una terribile paura di commettere errori. Non poteva permettersi di mettersi in imbarazzo di fronte a colleghi esperti e deludere il pubblico. Marilyn arrivava abbastanza presto e lasciava il palco in ritardo, costringendo tutti ad aspettare. Spesso l'unica persona che riusciva a convincerla a uscire dalla roulotte era Jane Russell, che interpretava la Bruna. Nella sua autobiografia ha ricordato che andava d'accordo con Marilyn. She was very sensitive and much brighter than people thought she was. Marilyn tuttavia era offesa dal fatto che Russell avesse guadagnato $200,000 per il suo ruolo e Marilyn, a causa di un contratto infruttuoso, riceveva soltanto $500 a settimana. Dopotutto io sono la bionda e gli uomini preferiscono le bionde,
ha scherzato una volta sul set, ma alla fine non è stata colpa di Russell, ma dello studio, che si è rifiutato di rinegoziare i termini del contratto. I problemi non sono finiti con ritardi e insoddisfazione sul compenso. Marilyn è stata eccessivamente critica nei confronti della sua interpretazione e ha continuato a insistere per le riprese anche quando il regista Howard Hawks ha affermato che le riprese precedenti andassero benissimo. Inoltre, allo studio non piaceva la voce di Marilyn e volevano doppiare l'attrice. Alla fine l'idea è stata abbandonata. Solo due momenti della canzone di Marilyn, Diamonds Are a Girl's Best Friend, sono stati doppiati da Marnie Nixon. Quel no 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 operistico all'inizio della canzone. No. No, 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 no. E la frase queste rocce non perdono la loro forma. Marilyn ha continuato a essere in ritardo per il set di Come sposare un milionario. Secondo il regista, Gene Negulesco, Marilyn non si è mai sentita completamente pronta per le riprese. Pertanto si è dipinta le labbra per 2 ore e si è pettinata i capelli per 1 ora e mezza. Voleva essere perfetta. Ma non appena dissero azione, iniziò una tempestosa storia d'amore tra lei e la telecamera. I want to do my best, the best that I can do in that moment, when the camera starts until it stops. That moment I want to be perfect as I can make it. Entrambi i film, usciti nel 1953, furono dei successi. Marilyn è diventata una vera superstar. Ma la popolarità ha comportato nuovi problemi. Sì, c'era la fama davanti, i flash della fotocamera e l'amore di milioni di persone, ma ha dovuto pagare un prezzo costoso. Era troppo alto anche per una donna forte come Marilyn. Dovrà attraversare l'inferno in 2 matrimoni falliti, sopravvivere alla reclusione in un ospedale psichiatrico e a numerosi esaurimenti nervosi. Di tutto questo e anche di più vi parleremo nella seconda parte. E quanto presto uscirà dipende da te. Metti mi piace a questo video e facci sapere nei commenti che vuoi la continuazione. E mentre lo aspetti, puoi guardare il nostro video separato sulla morte di Marilyn. Cosa ha portato alla sua dipendenza dai sonniferi? L'attrice ha davvero deciso di suicidarsi o si è trattato di un omicidio? E JF Kennedy è stato coinvolto nella sua morte? Fai clic sull'icona che appare sullo schermo e scoprilo. Qui il biografo. A presto.